Ciao a tutti, io sono Manuel e questo è un video dedicato a tutti gli amanti della panificazione. Volevo farvi una domanda però, cosa c'è di meglio di una focaccia? Quello simpatico della tavola risponderebbe, due focacce? In realtà no. Meglio di una focaccia? C'è una focaccia farcita come quella di oggi, ma partiamo dall'impasto. Farine in ciotola, la 00, la manitoba, il lievito secco e quasi tutta l'acqua, perché non tutte le farine sono uguali, quindi noi ce ne teniamo un pochino. Quando vediamo che viene incorporata questa, ne aggiungiamo dell'altra. Uniamo il sale, così lo facciamo sciogliere. Tutta l'acqua è stata versata e incominciamo a impastare con le mani. Adesso che abbiamo un impasto abbastanza incordato, posso unire l'olio. I grassi sempre alla fine. Piano, poco alla volta, anche con dei buchetti in questo modo, così lo facciamo penetrare per bene. Olio buono, mi raccomando. Impasto sul piano da lavoro. Adesso piano piano impastiamo. L'impasto piano piano inizierà a trasformarsi. Adesso è, diciamo, abbastanza tenace, però vedete che si strappa. Tra un paio di minuti vi faccio vedere che non si strappa più. No, forse 5 minuti, dai. Un altro modo per impastare è questo, che si chiama... Per fare un po' i fighi potete dire slap and fold. In realtà sono questi movimenti, praticamente diamo uno schiaffo all'impasto e poi lo rigiriamo su se stesso. In questo modo il nostro impasto sarà più tenace e inizierà a formarsi la tanto famosa maglia glutinica, che andrà a intrappolare le bollicine di anidride carbonica all'interno del nostro impasto. Non si strappa più. Le ultime pieghe. L'impasto non appiccica più. Bravi, ottimo lavoro. Ciotola, un giro d'olio, hop, hopla. E lasciamo lievitare il nostro impasto a temperatura ambiente fino a raddoppio, ci vorranno 2 ore, 2 ore e 30. Visto che è una focaccia farcita, ci occupiamo del ripieno. Partiamo dalla parte più cicciosa che darà sapore al nostro ripieno, appunto, salsiccia. Questa è una tipo luganega, vado a togliere il budello. Incido la salsiccia. Via il budello. Padella calda, giro d'olio e dentro la salsiccia. Tengo una temperatura bella alta e la sgrano, la rompo in padella col dorso del cucchiaio. Ok? Ci vorranno 6-7 minuti. Non aggiungo sale perché è già saporita di suo. Nel frattempo, per non rimanere con le mani in mano, mi occupo alla pulizia delle cime di rapa. Divido le foglie dai gambi. Ma i gambi non è che li buttate, Io di solito li faccio lessare qualche minuto e poi li frullo insieme a olio, pecorino, un pizzico di sale e viene fuori un pesto clamoroso. Vediamo come sta la salsiccia. Bella rosolatina. La tolgo dalla padella, anche perché poi dovrà cuocere anche in forno. Nella stessa padella, così ne laviamo soltanto una, ci cuocio le cime, ma prima olio, aglio e peperoncino. Profumo quello giusto dentro le cime. Pizzico di sale, pizzico perché la salsiccia ha già lasciato il suo fondo bello saporito. Una mescolata. Copro con coperchio e le lascio appassire a fuoco medio per una decina di minuti. Cime perfettamente appassite. Le trasferisco sul tagliere e le tagliuzzo. Quante volte vi è capitato di azzannare un panino con dentro le cime di rapa e ne tirate fuori una lunghissima e vi sporcate il mento, la camicia? In questo modo, tagliuzzandole, non accadrà. Riprendiamo il piatto salsiccioso, le nostre cime e lo teniamo da parte fino a che ci servirà. Il nostro impasto è lievitato perfettamente. Guardate che quanta anidride carbonica è stata incastrata tra la nostra maglia glutinica. Spolverata di farina sulla nostra spianatoia. Perché? Perché adesso noi dobbiamo dividere in due l'impasto, sennò che focaccia farcita è? Abbiamo le nostre due metà e adesso le tiro al mattarello. Sempre state all'occhio ad avere della farina sotto, in questo modo non si attaccherà al piano da lavoro. Inizio già a crearmi un rettangolo, perché? Perché poi la nostra focaccia deve cuocere qua dentro, ok? Sempre farina sotto, stiamo attenti e inizio a tirare. Per comodità, le prime volte mettetevi vicino alla teglia, così non tirerete troppo o troppo poco la vostra parte di impasto.
con calma, è perché può darsi che si possa un po' ritirare. Faccio riposare giusto un paio di minuti questa parte d'impasto e inizio a tirare l'altra. Sempre un po' di farina, non troppa, vabbè che poi la eliminiamo in fase di vestizione della teglia, perché in gergo si dice vestire la teglia. Perfetto. Teglia che vado ad oliare, non troppo, altrimenti poi l'impasto scivola. Prima metà, la sistemo per bene in tutti gli angolini. Possiamo farcire la focacciona? Cime e salsiccia che abbiamo cotto precedentemente e ovviamente sono tornati a temperatura ambiente. Poi la parte formaggiosa. La parte formaggiosa, io ho scelto un provolone profumatissimo, mamma mia che buono. Andrà bene del brie, della scamorza, non mozzarelle magari troppo lattiginose come la bufala, perché rilascerebbero troppa acqua in cottura. Salsicce, cimi di rapa chiamano piccante, quindi io sto utilizzando appunto un provolone piccante. Non vi piace? Va benissimo quello dolce. Devo chiudere la focaccia. Io la chiudo così. Indice, porto dentro l'impasto che magari può uscire e poi copro con la restante pasta. Ultimi ritocchi. Do una bella lucidata d'olio, bucherello la focaccia, così eviteremo che si gonfi durante la cottura. Una forbice andrà benissimo. Tac, tac. Ok, va che carina. L'ultima carezza, prima di infornarla a 180 gradi per 60 minuti. Una volta passati 50-55 minuti, date un'occhiata sotto. Se è ben cotta, magari potete già tirarla fuori dal forno. Focaccia sfornata, il profumo è inebriant, come dicono in una piccola parte della Francia, l'ho lasciata asciugare su gratella e adesso la tagliamo. Prima metà, poi ancora metà, per il lungo. Cioè, ragazzi, questa è una focaccia farcita. E adesso assaggiamo. Vi invito caldamente a provarla.